I finanzieri del Comando Provinciale di Messina e del reparto operativo Aeronavale di Palermo hanno sequestrato un'area di 15.000 metri quadri in località Tre Mestieri del comune di Messina, adibita a discarica abusiva di rifiuti. Le fiamme gialle della stazione navale del gruppo di Messina hanno individuato una vastissima superficie illecitamente adibita a discarica abusiva. Sul luogo sono stati rinvenuti numerosi autoveicoli fuori uso, cassoni, cisterne, materiale plastico in evidente stato di abbandono, pneumatici logo, i parti meccaniche smontate e altri rifiuti speciali posti a diretto contatto con il suolo e senza copertura. Dopo aver individuato il proprietario del terreno, un 55enne di Messina, in collaborazione con personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Sicilia, i militari hanno approfondito l'esame del luogo e hanno potuto constatare lo stato di degrado in cui versava l'area ed il conseguente rischio di inquinamento delle falde acquifere sottostanti, nonché l'elevato rischio di incendio. L'intera area è stata sequestrata ed il proprietario, titolare di una ditta individuale operante nel settore delle riparazioni meccaniche di auto, veicoli, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in quanto ritenuto responsabile di un grave reato ambientale, quale la gestione non autorizzata di rifiuti. Il terreno, ubicato in un'area adiacente a quella in cui svolgeva regolarmente la propria attività di impresa, era stato utilizzato come deposito degli scarti di lavorazione prodotti dalla medesima attività. Come noto, l'illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente agli utenti di evitare gli elevati costi necessari per il regolare smaltimento all'interno delle discariche autorizzate, deturpando al contempo il territorio, nonché con l'enorme rischio di provocare irreparabili contaminazioni delle falde acquifere. L'attività di servizio nello specifico comparto testimonia ancora una volta l'impegno profuso quotidianamente dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Messina al servizio della collettività, anche nell'importante settore della tutela della salute pubblica, del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente.